E ora il dibattito politico sulle misure per contrastare la crisi economica. Ce ne parla Francesco Maesano. Ma io un appello alle forze politiche, si lavori insieme, l'Europa ci guarda, la politica si mostri all'altezza, dice in un'intervista alla DN Kronos, e sull'Unione osserva serve che sia forte, determinata e coesa. Poi un passaggio su Bonafede e il ministro spazzacorrotti, su di lui tristi toni da campagna elettorale. E quanto alle regolarizzazioni aggiunge occorre aiutare il settore agricolo, ma no a sanatorie, un bene se i percettori del reddito di cittadinanza danno una mano al paese. Dal PD il segretario Zingaretti invita a smetterla con le polemiche e a concentrarsi sui soldi alle imprese e sulla cassa integrazione per i lavoratori che ne hanno diritto. Serve agire in fretta con segnali concreti. Anche per liberi uguali basta scontri, servono risposte e misure eque. Renzi dice non apriremo la crisi, ma non staremo zitti e buoni e propone un contratto di governo alla tedesca. Non ho tempo per i giochi di palazzo di qualche leader in cerca di visibilità, mette in chiaro Berlusconi, che invita a concentrarsi sull'emergenza. Dalla Lega Salvini incalza, se da Conte arriveranno solo parole, presidieremo ancora le Camere. Abbiamo chiesto la sospensione delle tasse, ma del Premier non mi fido, quindi rilancia la mozione di sfiducia contro Bonafede. Meloni, Fratelli d'Italia, osserva le sanatorie al mondo agricolo non servono, meglio i voucher e far lavorare chi prende il reddito di cittadinanza.